I primi due sabati di ogni mese il comune di Cartoceto è tornato, dopo la pausa invernale, a colorare e vivacizzare Piazza Garibaldi, con un mercato di prodotti agricoli da assaggiare gratuitamente ed eventualmente acquistare per chi li troverà speciali. Una decina circa gli agricoltori locali che dalle ore 16 alle ore 20 sono tornati a riunirsi e a popolare il centro del borgo con l'esposizione delle proprie delizie ed accogliere tutti coloro che scelgono la qualità, punto di forza e tratto distintivo di un sistema agricolo al quale ognuno contribuisce per la crescita e il benessere dei cittadini. Si tratta di Viva il Mercato Contadino, un progetto gestito dai produttori agricoli organizzato con la preziosa collaborazione della Proloco, sempre attenta alle iniziative del territorio locale e dell'amministrazione comunale. Un'iniziativa direi lodevole della Proloco Cartoceto assieme al gruppo dei produttori, degli agricoltori che hanno così deciso di investire le loro energie, le loro passioni direi e anche la loro sapienza in questo momento. È un momento sicuramente ulteriormente importante per il capoluogo di Cartoceto che ha da sempre questa forte identità dell'agroalimentare di eccellenza, prima fra tutte la ricordiamo sempre la DOP Cartoceto, unica DOP olearia delle Marche, e di certo è una iniziativa che appunto meriterà di essere ulteriormente potenziata e sviluppata nel corso del tempo. Noi come amministrazione comunale cerchiamo ovviamente di stargli vicino, cerchiamo di dargli tutto il massimo supporto anche di tipo logistico organizzativo proprio perché possa insomma essere ulteriormente sviluppata, potenziata e possa trovare anche l'interesse non soltanto diciamo di questa parte del territorio ma perché no anche di altri della provincia di Pesurbino, della regione Marche e più in generale anche dei turisti, e da questo punto di vista ad esempio penso anche all'iniziativa che da tanto tempo si sta sviluppando assieme al comune di Fano, che è quella di Itineris, che ovviamente potrebbe trovare l'interesse in un momento di questo tipo appunto di valorizzazione e promozione dell'eccellenza agroalimentare, in questo caso del territorio comunale di Cartoceto. Ripartito da circa un anno, il mercato ha un unico obiettivo: valorizzare i prodotti del territorio e ricostruire un sentimento di comunità locale. Tra gli stand presenti in piazza, due giovani agricoltori che con orgoglio portano avanti il loro lavoro per il benessere comune. Perché due ragazzi così giovani hanno deciso di avventurarsi nell'agricoltura? Sette anni fa io e il mio compagno Hector abbiamo deciso di cambiare stile di vita, di rallentarla perché era troppo frenetica. E abbiamo preso ad esempio i miei genitori e mio nonno, abbiamo aperto un'azienda agricola e facciamo ortaggi, frutta e miele. Siamo a volte in difficoltà purtroppo per le condizioni meteo, ma cerchiamo di dare il massimo, non diamo nessun trattamento e i risultati li vediamo, grazie a Dio.